Colgo innanzitutto l'occasione per un augurio di buona festa delle donne a tutte le donne presenti qui e a tutte le donne del mondo. Credo di meritato applauso per quello che fate quotidianamente. Un caloroso benvenuto a Padre Paolo Benanti, Presidente della Commissione Nazionale sull'Intelligenza Artificiale per l'Informazione, la cui presenza oggi è motivo di grande orgoglio per avere in quest'Aula Magna, in questa Regione, una persona illustre, esperto conoscitore, grande divulgatore e comunicatore su un tema così attuale, complesso ed articolato quale l'intelligenza artificiale. Un saluto cordiale all'amico Rettore e al magnifico Rettore Luca Brunese, sempre molto attento e presente alla guida di un Ateneo fortemente motivato e coeso. Un saluto alla governance, al corpo docente, al personale tecnico amministrativo. Saluto i parlamentari qui presenti, i prefetti, le autorità civili, militari e religiose. Porgo il mio benvenuto ai magnifici rettori delle altre università. Saluto il professor Giovanni Maddalena, cui è affidata la prolusione. Saluto e abbraccio simbolicamente e con grande affetto gli studenti, i veri protagonisti, impegnati nella costruzione del proprio avvenire. Un passo alla volta, un meraviglioso e unico viaggio formativo. Così come mi rivolgo a coloro che meritano da parte nostra un caloroso saluto e con affetto, le famiglie che sostengono grandi sacrifici per l'istruzione universitaria dei propri figli e per assicurare a tutti loro un futuro. Ho per la prima volta l'onore di rappresentare la Regione in questa cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico e soprattutto l'occasione per ringraziare pubblicamente questa istituzione universitaria per l'opera che svolge incessantemente da oltre 40 anni nel campo della formazione. La formazione dei nostri studenti, delle nostre eccellenze e quindi la promozione della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nei nostri territori e nel nostro sistema produttivo ed imprenditoriale. L'Università degli Studi del Molise rappresenta un vanto per la nostra Regione, è un riferimento sicuro su cui costruire le basi del nostro futuro, un valore da preservare ed accompagnare nelle sue azioni di sviluppo e di consolidamento, un'istituzione in grado di rappresentare il meglio del Molise in Italia e in tutti i contesti europei e internazionali. Voglio qui solo sinteticamente segnalare come l'Università del Molise rappresenti al massimo livello in questo territorio emblema delle aree interne, un valore unico e inestimabile per lo sviluppo sostenibile ed equilibrato della Regione. Per questo abbiamo ritenuto opportuno consolidare l'esperienza di collaborazione attraverso un accordo di programma quadro generale, un accordo sottoscritto circa un mese fa per la realizzazione di un piano di interventi di lungo periodo con la definizione di tempi, modalità e settori di intervento, che prevede percorsi per obiettivi comuni, su temi coerenti con la programmazione regionale e con la specializzazione consolidata dell'intero sistema universitario regionale, realmente produttivi di valore aggiunto per la complessità del territorio, con le indispensabili rapidità ed efficacia delle soluzioni proposte. Il progetto di collaborazione si muove su tre direzioni universitarie convergenti: la valorizzazione dell'offerta formativa e la realizzazione di un programma di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico ad alto impatto di ricadute concrete sulla Regione, sui territori e sulle economie produttive, obiettivi per i quali la Regione Molise ha programmato oltre 10 milioni di euro su 67 previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito della misura denominati Un Molise più intelligente, sostenendo investimenti dei centri di ricerca pubblici con i relativi progetti e l'istruzione universitaria connessa all'attività di ricerca e innovazione. Il potenziamento dei servizi e delle tecnologie per gli studenti e le azioni concrete per un diritto allo studio universitario effettivo, corretto e socialmente equo, con un programma di 3 milioni e mezzo di euro dal Fondo di Sviluppo e Coesione per infrastrutturare meglio il nostro Ateneo. A questo finanziamento concreto la Regione intende aggiungere un programma di interventi infrastrutturali per il consolidamento e la messa in sicurezza delle sedi universitarie che oggi abbiamo in comodato gratuito dato alla nostra Università per la nostra vicinanza, perché ci crediamo, alle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli, attraverso un programma di riqualificazione urbana, energetica e sostenibile delle stesse.
La seconda linea di azione riguarda l'attuazione di un programma di intervento per la ricerca e il trasferimento tecnologico con ricadute immediate e concrete sulla Regione. Con l'accordo di programma quadro abbiamo programmato iniziative e modalità di realizzazione di una stabile ed organica collaborazione interistituzionale finalizzata a creare una forte sinergia tra attività di ricerca, didattica ed assistenziale in un quadro di forte implementazione della terza missione. Nello specifico, con l'Ateneo abbiamo individuato 10 idee di progetto di alta innovazione tecnologica e di servizi nei settori tematici e territoriali. I progetti sono diretti a valorizzare il territorio molisano e a realizzare direttamente ricadute di trasferimento tecnologico verso le realtà imprenditoriali e produttive del territorio, prevedendo attività di divulgazione e formazione specialistica degli operatori territoriali. Inoltre, per le finalità specifiche di potenziare la rete medica ospedaliera e quella della medicina territoriale, la Regione Molise e l'Università degli Studi del Molise si impegnano ad avviare azioni congiunte per la realizzazione di progetti di formazione universitaria e specialistica nell'area medico-sanitaria ed in ulteriori ambiti utili alla finalità individuate, utilizzando, ove necessario, anche strutture private accreditate. La formazione post laurea dell'area medica, con la presenza degli specialisti in formazione all'interno delle strutture del sistema sanitario regionale, rappresenta una grande opportunità di esperienza lavorativa per i neolaureati, ma al tempo stesso anche un indispensabile supporto per il personale medico e per le strutture ospedaliere della Regione. Per l'attività di ricerca in campo medico e biomedico, in relazione ai fattori ambientali e genetici e alle basi di malattie cardiovascolari, dei tumori e delle malattie neurodegenerative, dal Fondo di Sviluppo e Coesione abbiamo programmato ed impegnati 2.300.000 euro. Infine, la terza linea di azione di questa Regione vuole rilanciare concretamente e sostenere fin da subito nei prossimi anni in maniera costante e riferita ad un tema che mi sta molto a cuore: i servizi agli studenti che hanno scelto di venire e rimanere in Molise e il diritto allo studio di chi ha scelto l'Università degli Studi del Molise. Ho avuto il piacere di confrontarmi con i rappresentanti degli studenti, Nicoletta, Manuel, Marius, e per me è stato molto utile ascoltare il loro parere, i loro pensieri, le loro paure e dubbi. Li ho trovati responsabili, consapevoli dell'importanza del loro ruolo nel rappresentare tra Regione Molise e Unimol il loro esserci, che peraltro, devo dire la verità, il Rettore mi aveva già ampiamente informato delle loro capacità di sapersi relazionare, di saper svolgere il ruolo che gli è stato demandato dagli altri studenti. Quindi il potenziamento dei servizi, dicevamo, agli studenti è pensato in termini di maggiore attrattività e fruibilità delle sedi e dei servizi offerti dall'Ateneo per il benessere degli studenti e per la loro, il miglioramento delle condizioni di vita e di studio. Il programma di potenziamento e di miglioramento dei servizi si articola in 4 assi: progetto dei trasporti e mobilità dedicata agli studenti, il progetto di potenziamento e miglioramento dei punti di ristoro diffusi e di realizzazione di un servizio mensa tra le 3 sedi universitarie, il progetto di ampliamento delle strutture e delle tecnologie per la fruizione in particolare del sistema bibliotecario e museale dell'Ateneo, il progetto di sostegno delle misure per opportunità lavorative e di formazione attraverso l'attivazione di borse di studio per la mobilità degli studenti. Ognuna di queste aree tematiche prevede un impegno regionale concreto per creare le condizioni finalizzate ad assicurare la fruizione dei servizi universitari e un confortevole percorso formativo di studi e delle persone. Il diritto allo studio, infine, come sostegno finanziario e concreto e socialmente equo per gli studenti meritevoli e privi di reddito, secondo la piena realizzazione di quanto previsto anche dalla nostra Carta Costituzionale. Attraverso l'ESU l'impegno regionale deve essere totale e comprensivo di tutte le legittime aspettative che gli studenti universitari ripongono nell'aver scelto il nostro Ateneo. Con i fondi propri di bilancio, che a breve andremo ad adottare, si avrà dunque ad implementare quella misura per strutture e trasporti, sia all'interno della città che ospitano le sedi universitarie, sia su quello che sarà la riprogrammazione del trasporto pubblico locale per garantire maggiore mobilità ed assistenza ai nostri studenti. Per chiudere,
Sempre con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, è stato programmato nell'ambito tematico ricerca e innovazione un intervento di oltre 9 milioni di euro denominato Moliz Project, progetto per il Molise per la generazione Z, intelligenza artificiale. Quando sento questo termine intelligenza artificiale mi riporta a quando nel 1985 muovevo i primi passi di studente di ingegneria elettronica, quando in elettronica si parlava già allora di telecomunicazioni, informatica, automazione, e che oggi si parla di robotica, meccatronica. E le prime riflessioni che venivano mosse a noi studenti di elettronica, un po' bistrattati dagli ingegneri meccanici, ci dicevano che il nostro sogno era più scienza, era più fantascienza che scienza, perché si ipotizzava la costruzione di automi che avessero un'intelligenza pari a quella dell'essere umano. Ma rimaneva sempre il dubbio e la domanda: riusciranno gli automi ad avere una coscienza? Beh, la differenza la facciamo noi esseri umani, perché dobbiamo continuare a coltivare nella nostra coscienza qualcosa di unico, l'umanità che ognuno di noi deve e dovrà continuare a coltivare dentro il proprio spirito di vita, di quello che ci porterà sempre più ad affrontare le varie sfide nella vita, perché la vita è sempre fatta di esami e non smetteremo mai di fare esami. Ma quell'umanità è la differenza che faremo con le altre specie e anche con quella che noi definiamo intelligenza artificiale, perché possiamo continuare a preservarla questa umanità. E ciò può avvenire solo se durante i nostri studi non perdiamo quella sensibilità del bene comune e del volerci bene, perché solo così possiamo garantire un futuro migliore per tutti. Grazie.